Buonasera e benvenuti a questo nostro Chi c'è c'è, che si occuperà oggi della formazione del governo in corso, dell'incarico dato al nostro conterraneo Gianni Letta. Sono nostri graditissimi ospiti Giuseppe Tagliente, consigliere regionale del PDL, Luciano Cilli, membro della direzione regionale del PD. E questi sarebbero i due che rappresentano un po' la maggioranza, diciamo, comunque i cui partiti sono impegnati nella costituenda maggioranza Letta. E poi al loro fianco abbiamo Ivo Menna, che è un esponente, lui si autodefinisce ambientalista storico, ma diciamo è un po' un esponente della sinistra alternativa. E dal suo fianco c'è Paolo Di Guglielmo, sindaco di Civitella, ma qui in rappresentanza di Fratelli d'Italia. Tanto Fratelli d'Italia quanto, diciamo, la cosiddetta sinistra alternativa, SEL, il Movimento 5 Stelle, sono all'opposizione di questo costituendo governo di cui dovrebbero entrare a far parte ministri designati dal Popolo della Libertà, dal Partito Democratico e da Scelta Civica. Vabbè, io inizierei dal presidente Tagliente, per chi non ancora abbiamo parlato personalmente, che spesso ci incrociamo e discutiamo un po' delle questioni di attualità politica, ma insomma non ancora abbiamo parlato, però lo facciamo adesso, sia pure davanti alle telecamere. Presidente, lei è d'accordo su questa Io scelta? innanzitutto faccio una premessa, che non sempre nell'ultimo periodo almeno mi trovo d'accordo con le decisioni ufficiali, per Del cui insomma PDL, però. del PDL né mi sento di rappresentare in toto le sue ragioni, per cui chiedo scusa sia agli amici del PDL se sarò distonico rispetto alle posizioni ufficiali, sia a tutti quanti e gli altri che evidentemente insomma non avranno da me una esposizione Un po' personale, individuale, personalista, ma va bene lo personale stesso, va bene lo stesso. delle vicende. Per cui alla fine Cilli rischia di trovarsi isolato, unico a sostenere Ma comunque le ragioni Cilli si sa difendere, del Cilli lo governo. conosce, No, questo si lo sa so, ma lo dico perché si prepari, insomma, difendere. evidentemente. Che cosa vuoi che pensi? Penso innanzitutto che siamo arrivati a un punto di non ritorno per la politica, perché quello che abbiamo visto nell'ultima settimana, voglio dire, era assolutamente inimmaginabile. Per la verità, in un precedente incontro presso questo studio, io avevo, se tu ti ricordi, avevo anche espresso dei giudizi pesanti nei confronti di Bersani ed avevo in Mi qualche ricordo, c'era modo l'onorevole Mariotti Mariotti, e sì. avevo anche difendeva Bersani e io avevo anticipato più o meno quello che a mio avviso poi si sarebbe verificato. Ma voglio dire, ma potevo neanche io, voglio dire, in quella sede immaginare quello che poi sarebbe in effetti successo con un PD che esce in parte vittorioso zoppo dalle elezioni e che poi si scioglie come neve al sole dopo aver accumulato tutta una serie di contraddizioni e poi di figuracce, perché insomma abbiamo visto Bersani che immediatamente dopo le elezioni parte scomodando Migliavacca nel sostenere la ineleggibilità di Berlusconi. Quindi in questa maniera già per precostituirsi un rifiuto da parte del PDL a un governo di larghe intese e poter colloquiare invece con i Con Grillo. grillini. Si rende conto che qualsiasi tentativo di colloquio con i grillini non è possibile, contraddice ancora se stesso portando come candidato del compromesso con il PD Marini, Marini viene affossato. Nel giro di 24 ore passa da una
profferta di buoni propositi al PDL con la candidatura Marini, alla proposizione della candidatura di Prodi, che era tutt'altro, anzi era senz'altro invisa al centrodestra, e rimedia poi quello che tutti abbiamo visto noi, la diserzione di 101 deputati e quindi l'affossamento del suo candidato Prodi. Cioè, e poi dignitosamente si è dimesso. Beh, voglio dire, insomma, non poteva fare altro a quel punto che ritirare la sua candidatura. Quindi, per rispondere alla tua domanda, ci troviamo di fronte ad una politica che ha abdicato completamente al suo ruolo di elaborazione, al suo ruolo di indicazione di strategie e al suo ruolo di governo, soprattutto, ecco, del Paese. Questo è, ed è questo teorema condensato in poche parole, che trova poi alla fine il suo suggello nella rielezione di Napolitano, che rappresenta proprio il suggello della fine della politica in Italia, perché ripresentare il presidente uscente, andarlo a pregare di accettare di nuovo la candidatura alla presidenza della Repubblica, significa che è una politica che si è arresa, che ha abdicato, che non ha più niente da dire e che, insomma, sta portando il Paese al disastro, sta portando il Paese veramente, insomma, su una strada di non ritorno, insomma, e quindi tanta amarezza, voglio dire, mi anima in questo momento, come credo che corrisponda all'amarezza di milioni di italiani. Non so se devo dire uno dell'opposizione o un altro dell'opposizione, comunque uno di voi due dopo Tagliente, o Menna o... Ma dunque, Tagliente dice bene, ma dice bene, però dovrebbe dire anche che siamo alla fine dei partiti, come li abbiamo conosciuti, Peppino, nel Novecento. Siamo alla fine dei partiti, ma siamo alla fine di una, non solo di una fase, ma siamo alla fine della Repubblica, perché Napolitano è diventato un monarca assoluto. E i partiti non hanno fatto altro che andare da Napolitano col cappello in mano dopo il loro fallimento politico. Nessun partito, e sono anni che lo diciamo, perché il mondo politico italiano, all'interno del mondo politico italiano di destra e di sinistra e di centro, una forte minoranza aveva sollecitato un'autoriforma di questi partiti, aprendosi alla società, ai problemi nuovi, a quello che è successo, perché noi abbiamo assistito ad un evento straordinario nel 1989, alla fine del comunismo, che ha determinato uno sconquasso totale, lo dico in senso positivo ma anche in senso negativo, no? La fine del comunismo ha rappresentato un elemento positivo, però è stata una tragedia per molti paesi. Questo cosa ha significato? Ha significato che sulla scena del mondo capitalista ha significato che si è imposto una nuova politica, ed è una politica finanziaria, non più fondata sul mondo del lavoro, sui rapporti, sui conflitti di classe, no, sul mondo della grande finanza, le larghe intese. Ma c'è un fatto molto grave, secondo me anche culturale qua. Quando si parla di larghe intese, il Presidente della Repubblica, Napolitano, ha pensato che noi fossimo nel 76, 77, 78, quando la storia era completamente diversa da quella che viviamo in questi tempi qua. Allora era possibile fare le larghe intese. Cosa significa le larghe intese? Che si mette d'accordo una forza politica guidata da Berlusconi e un altro mondo, che sono praticamente incompatibili, inconciliabili. E c'è da dire un altro fatto rispetto allo sconquasso che c'è stato nel PD, perché il PD, diciamo la verità, questa amalgama mal riuscito tra la componente sedicente cattolica e la componente sedicente comunista non ha partorito che soltanto
crisi e guai per la politica italiana, c'è stata un'involuzione. Ma guardate bene l'avvenimento che c'è stato quando sono andato a votare per Prodi. 101 parlamentari del PD hanno votato contro le indicazioni del segretario del partito. Questo significa una sola cosa, che il segretario non conosceva nemmeno i suoi deputati. Questo non conosceva nemmeno gli eletti del suo partito, non li conosceva proprio. Io non voglio parlare di Vasso perché non parlo delle scelte che ha fatto il PD, perché non essendo io del PD e avendo richiesto la tessera anch'io del PD, ma non per essere un tesserato PD, ma per portare un elemento di critica positiva all'interno di quella formazione, me l'hanno negata, no? Come l'hanno negata a Grillo? E poi si meravigliano perché Grillo poi, come se Grillo fosse un grande protagonista politico, Grillo ha intercettato i voti della grande protesta, del disagio di milioni di persone del centro-sinistra o della sinistra o anche della destra. Grillo non è stato altro che un recettore, perché nessun'altra forza politica all'interno del centro, della sinistra e della destra ha voluto mettere in discussione se stesse per le scelte sbagliate che hanno fatto. Ma io dico una cosa, quando manca il senso della storia e anche della conoscenza, guardate, tutti i governi laburisti a cui si sono ispirati anche gli ex comunisti hanno fatto fallimenti in Europa, a cominciare dai laburisti in Inghilterra e negli altri paesi. Hanno fatto fallimento, ma perché? Da 30 anni falliscono perché hanno sposato un concetto, il concetto nuovo della privatizzazione, cioè meno Stato, più mercato finanziario, più mercato, e ci hanno portato a queste condizioni. Noi siamo in condizioni drammatiche dal punto di vista sociale, economico. Faccio riferimento qua, con Peppino Taglietti, io spesso ho polemizzato, ma sui contenuti, sulle questioni, vero Peppino, su questioni serie, anche sulle questioni, per esempio quando lui ha fatto il sindaco, secondo me, quando ha fatto il sindaco Peppino Taglietti, all'inizio io sentivo che c'era questa spinta rinnovatrice, cioè c'era qualcosa di positivo, l'ho visto, l'ho sentito. Poi naturalmente lui ha dovuto subire dei processi di involuzione perché ha fatto parte dei partiti, che poi si rimettono nei partiti e quindi poi è chiaro che viene meno la spinta rinnovatrice, la spinta autentica, la spinta anche individuale. Questo, e quindi siamo a un fallimento. Per quanto riguarda quello che accadrà adesso, Letta, non Letta, ma guardate che Berlusconi ha dettato l'agenda politica anche in questa situazione. Berlusconi ha deciso che Letta dovesse fare il presidente del Consiglio, l'incarico gli è stato dato da Berlusconi. Parliamoci chiaro, Letta è un figlio della Democrazia Cristiana, non è un figlio della sinistra, è un figlio della DC. Non voglio dire, potrei dire altre cose, insomma, legate più a periodi oscuri della politica italiana, quando Letta lo zio, diciamo, era il direttore del Tempo, e che brigava con alcuni soggetti della politica italiana nel cono d'ombra per rovesciare anche il sistema democratico che faticosamente l'Italia si stava conquistando. Grazie, no, tieni il microfono e adesso andiamo a Luciano Cilli. No, noto con molto piacere l'accusato. Il Partito Democratico. Però io ho detto in premessa che no, vabbè, ma è chiaro che no, ma a parte io, ma diciamo è chiaro che il PD sta attraversando un momento particolare dovuto proprio a quella esigua vittoria che ha avuto, che ci possono stare 100.000 motivazioni che possiamo stare qui da oggi a domani a spiegarle oppure a giustificarle oppure ad accusarle. Il problema è un altro. Io penso che alla base di tutto, parte il PD che ha questo momento di difficoltà, ma alla base di tutto c'è un fatto importante, cioè le formazioni partitiche per come sono congegnate oggi, a differenza degli altri una cosa di positivo il PD, che è un partito che ha saputo rinnovarsi sotto l'aspetto proprio schematico, ha messo in campo quelle che sono appunto le primarie, ha messo in campo tutto quello che potesse essere il massimo della democrazia all'interno di un partito. È chiaro, opinabile sotto certi aspetti, magari nella non apertura
all'esterno quando si è votato per le primarie per il Presidente del Consiglio, però è un partito che ha tentato e sta tentando di rimettere in sesto la vera funzione del partito, del nome partito. Ed è questo che io mi sento di difendere, mi sento di dire che qualcosa è uscito male e qualcosa è uscito bene. Però alla base di tutto c'è una cosa importante che il PD ha fatto in un modo inversamente proporzionato a quello che è la legge elettorale, che noi ci siamo posti nelle condizioni di votare le primarie i deputati che sono andati a votare in questa fase, sono stati eletti e sono in Parlamento, nei confronti di una legge elettorale che non ha nulla a che vedere con quello che era il sistema che noi stavamo attuando all'interno delle primarie. Cosa voglio dire con questo? Che siamo riusciti ad inserire tanti di quei giovani all'interno del Parlamento che di fede politica o di fede partitica o di fede di appartenenza purtroppo non ne hanno e quindi hanno dimostrato quello che noi abbiamo visto in questi momenti che si sono avuti molto brutti, non dico per il Partito Democratico, ma molto brutti per l'Italia, per la democrazia, ma per un paese repubblicano come il nostro dove il Parlamento è praticamente portato a decidere determinate decisioni. E il Partito Democratico con Bersani ha fatto questo nell'arco di 5, 6 mesi, 7 mesi, dando proprio quella spinta propulsiva, tant'è vero che prima delle elezioni noi avevamo dei sondaggi altissimi per il Partito Democratico. Vuol dire che l'azione fatta fino a quel punto, fino al giorno in cui non si sono aperte, non si è aperta la vera campagna elettorale, erano delle posizioni veramente estremamente positive. Dov'è che è venuto a mancare, a mio parere? È la personalità di Bersani, il fatto che oggi la politica è TV, il fatto che oggi la politica è bucare la TV, il fatto che non ha una personalità talmente, diciamo, forte da poter far dire ma quanto è bello, quanto è bravo, mi fa delle promesse. Bersani purtroppo, io dico, è una persona seria, è una persona troppo seria, dove non è arrivato a un tipo di elettorato ormai stanco, scontento della politica. Stanco, scontento di cose serie. La politica oggi un elettorato stanco per la situazione economica che noi ci vediamo attorno, una situazione economica disastrosa, dove praticamente purtroppo l'ammaliare di una promessa, l'ammaliare di un qualcosa di diverso ma che sia più confacente in quel momento in cui si fa campagna elettorale, per il PD è stato un disastro e poi non vi era il mestiere della campagna elettorale. La campagna elettorale è d'altro. Il mestiere della campagna elettorale è incontrare la gente, stare con la gente, farsi conoscere, far esprimere le proprie idee. Noi abbiamo purtroppo delle liste bloccate dove un candidato si candida, non ha nessun interesse neanche di fare il manifesto. Fa 10 manifesti, forse gli bastano, perché tanto il partito che vince, il simbolo che vince, tutti vengono eletti e chi più voti porta porterà più deputati all'interno del Parlamento. E questo è stato grave, perché questa è la fine della politica. Sono gli schemi che loro non hanno sistemato prima, i politici di prima, a cominciare dalla destra, a cominciare da quei partiti che hanno amministrato per molti anni questa nazione. E forse do anche una colpa al PD, perché la legge elettorale, il nostro grande Presidente della Repubblica, che io difendo in un modo estenuante, perché ha detto nel suo ultimo discorso cose... non da un giovane, ma da una persona che guarda ancora avanti millenni, quando è arrivato a dire che i tempi di oggi sono tempi completamente diversi da quelli del 1978-79. Oggi non vi sono più i muri da abbattere, da poter ricongiungere il famoso compromesso storico tra destra e sinistra. Oggi vi è un problema sociale, vi è un problema reale, dove purtroppo i voti dati a Berlusconi, che tutti dicono Berlusconi, ma io mica guardo a Berlusconi, io guardo alle persone che hanno votato a Berlusconi e che oggi hanno una esigenza, io guardo alle persone che hanno votato al PD che oggi hanno una esigenza, e qui critico il Movimento 5 Stelle che non ha questo tipo di responsabilità, anche volendo riprendere in considerazione, loro oggi non prendono in considerazione quel popolo che l'ha votato e che l'ha votato proprio per i momenti particolari critici e negativi di questa nazione. Questo è che non prende in considerazione, e che io dico, perché il governo, a me va bene un governo di larghe intese, ma a me non va, io non sono maggioranza, Orazio, io sono responsabile, è diverso. La maggioranza è una cosa, la responsabilità è un'altra.
Oggi vi è un momento di responsabilità da parte della destra, da parte del centro-sinistra e da parte di quelle forze che vogliono sostenere un governo affinché si facciano quelle cose necessarie, importanti, che gli stessi di destra, una parte del centro-sinistra, una parte di Monti, non hanno fatto prima che cadesse il governo Monti, dove Napolitano chiaramente ha detto: andate avanti, ma dovete fare la legge elettorale, perché quella è la parte nodale della politica di questa nazione. Quindi io non sono maggioranza, io sono responsabilità insieme al mio partito e insieme a chi oggi con Letta, perché Letta, e finisco Orazio, scusami, e Letta oggi non parte dal nulla. Letta parte insieme ad Andreatta, insieme a quel Marini che non hanno votato, quelle persone che io, ai quali ho mandato email a tutti dicendo che hanno tradito 3 volte, a cominciare dalla Pezzopane, che non ha votato Marini, ha tradito l'Abruzzo, ha tradito la sua amata Aquila e ha tradito il partito. Questo significa appartenenza. Lei ha tradito 3 volte, l'ho tempestata di email, perché questo significa fare partito ed avere passione per la propria nazione. Quindi per me Marini, che insieme ad Andreatta e ad un ragazzo che si chiamava Enrico Letta hanno fatto il Partito Democratico nel momento in cui la DC era finita, quel grande momento storico di Tangentopoli, solo Marini era rimasto in piedi, l'uomo che ha portato nel centro-sinistra la sdoganatura della sinistra e facendogli vincere da allora province, regioni, Parlamento. Quindi non è che si è portato a votazione un Presidente della Repubblica inutile, una persona che è deputato dal 92, non dal 1970 come Rodotà, senza nulla togliere alle sue capacità. Questa è la realtà per la quale noi riteniamo che il PD sta male, ma il PD ha una forza che è il suo consolidamento di lavoro avuto in questi mesi e in questi anni, e sono convinto che ci riprenderemo dal momento in cui inizieremo a dimostrare insieme a questo centrodestra e a chi parteciperà al governo che quelle 10 cose che vogliamo fare le faremo, e sono convinto che le si faranno e la gente ci capirà, capirà la destra, capirà noi e poi tutti in campo per ridare ognuno la propria vera identità sulle cose sulle quali si crede. E ora andiamo al sindaco di Guglielmo, che un esponente dei Fratelli d'Italia, per capire anche perché questo movimento, che insomma è del centrodestra, il presidente mi pare che è la Meloni, poi c'è la Russa, Crosetta, eccetera, però ha deciso di stare all'opposizione. Sì, innanzitutto è un'opposizione, come oggi la Meloni ha ribadito nei pochi passaggi televisivi che ci vengono concessi, non a priori e non ideologica, ma è una posizione che oggi ci ha portati a decidere di rimanere fuori dal probabile esecutivo che si va a costituire, che però valuterà in maniera critica i singoli provvedimenti e qualora questi fossero rispondenti alle tante idee che poi in campagna elettorale Fratelli d'Italia ha portato avanti, spesso anche, e questo, di questo ci fa piacere, venendo copiati da altri partiti, beh, dicevo, se i provvedimenti saranno in quella direzione saremmo disposti anche a votarli. Perché siamo fuori? Perché oggi io credo che ci sia un'involuzione, e mi sembra che, guardo spesso il calendario, mi sembra che oggi non sia 2013 ma mi sembra che sia 2011 o 2012, perché di fatto si è prorogato un Presidente della Repubblica come Napolitano, che ha dato la sua disponibilità a questo, e si è semplicemente fatto un cambio, una sostituzione come avviene nel calcio, fuori il governo tecnico con Monti, dentro il governo Letta con una serie di esponenti e di ministri che probabilmente per alcuna parte ricalcheranno anche i ministri che hanno composto la squadra del governo Monti, e con altri indicati dalle forze politiche. Beh, io questo credo sia un'ennesima perdita di tempo, sia un'ennesima sconfitta per la politica, perché se non si è avuta la forza di fare alcune riforme, in particolare in primis legge elettorale e poi altre a cascata durante quel governo Monti,
e con quelle maggioranze, con lo stesso Presidente della Repubblica, oggi mi chiedo e chiedo ai telespettatori e chiedo ai miei amici qui in dibattito come è pensabile, ipotizzabile che lo si possa fare mettendo insieme forze politiche come PD e PDL per alcuni aspetti tanto distanti tra loro e che sono convinto spesso e subito si troveranno piuttosto a dover discutere e a controbattersi per questioni che riguardano più il loro interno che gli interessi degli italiani voglio dire, quindi non credo e non vedo via di uscita migliore di quella che c'è stata in passato con un governo Monti. E allora comunque anche per coerenza con un elettorato al quale abbiamo detto che siamo critici con una posizione che quella del PDL che non ci è piaciuta a partire dalle mancate primarie e poi successivamente con delle scelte non esattamente condivisibili, credo che oggi onestà intellettuale e anche senso di responsabilità portino a prendere questa posizione. E credo anche, e ne sono convinto, che quel rinnovamento tanto sventagliato ai 420 da parte di partiti importanti quali il PD e il PDL non ci sia in realtà stato. E faccio un esempio anche insomma, rispetto a Cilli, mi dispiace insomma, che sia andato via, ma sì, allora diciamolo, Cilli è andato via perché ha ricevuto un SMS col quale diciamo, gli hanno chiesto di lasciare un attimo la per problemi personali. Di lasciare la trasmissione. Al quale lancio un messaggio che non vuole essere personale, ma piuttosto un messaggio riferito al suo partito. Io credo che sia emblematico come, nonostante quelle primarie fatte dal PD, che hanno portato poi comunque a mettere Marini in posizione assolutamente eleggibile in Abruzzo, perché io credo che il PD pensasse di poter vincere in Abruzzo anche al Senato e quindi prendere un premio di maggioranza, per cui un Marini messo in posizione numero 2 al Senato era assolutamente eleggibile, non è stato eletto perché chiaramente insomma in Abruzzo la coalizione di centrodestra ha vinto, ha preso il premio di maggioranza. Non era il numero 2. Sì, era numero 2. Era assolutamente eleggibile. E poi quello stesso candidato così voluto e così diciamo messo in buona posizione eleggibile dallo stesso partito, dal PD e dai suoi componenti non è stato votato e non è stato votato, cioè la mancata votazione in aula non è avvenuta da parte soltanto dei giovani che mancano di appartenenza politica e di fede politica, ma dalla stessa Pezzopane che era la sua capolista, la capolista di Marini e che era la sua conterranea e che a occhio e croce, voglio dire, non mi sembra esattamente una novella dedicata alla politica, ma è una persona che ha un'esperienza politica molto lunga, per cui quella fede di appartenenza al partito probabilmente al territorio l'avrebbe dovuta. Questo è secondo me un segnale di come questo partito sia lacerato profondamente al suo interno ed è un'ulteriore motivazione per cui non credo fosse giusto che Fratelli d'Italia entrasse a far parte di questa coalizione. Va bene, grazie, è chiaro. Tagliente. Intanto riflettiamo su una considerazione che faceva Cilli, e cioè lui diceva che un po' è stata penalizzante sul piano elettorale la personalità di Bersani. Non sarebbe passato, diciamo, questo messaggio, peraltro un po' schivo, sobrio, di serietà, e quindi un po' di voti, un po' tanti voti dal PD e dal centrosinistra sarebbero andati, insieme ovviamente ad anche altri voti del centrodestra, a Grillo. Ma solo questo secondo lei è il motivo, cioè un difetto di comunicazione, oppure proprio questa classe politica complessivamente intesa non ce la fa, il Paese l'ha avvertito e quindi la punisce votando a Grillo, perché poi tra l'altro il punitivo è stato anche il ragionamento del Capo dello Stato. Polito in un editoriale sul Corriere della Sera diceva che Napolitano ha parlato non al Paese ma a nome del Paese, insomma. Guarda, quando si vota per avere un nuovo governo e ci si ritrova un governo tal quale quello che avevamo,
quando si vota per il Presidente della Repubblica e ci si ritrova lo stesso Presidente della Repubblica, beh, ossia, significa che c'è qualcosa di più rispetto alla, difetto di al difetto di comunicazione, che c'è qualcosa che va oltre la fragilità delle persone o della personalità o dell'assenza di personalità di Bersani. Significa che non v'è più la politica, lo dicevo prima, ma per cambiare espressione, significa che oggi non vi sono più nel paese delle forze che sono portatrici di messaggi politici e ancor prima di messaggi di caratura culturale. Questo è il problema. Questo è il problema. La indifferenziazione tra le forze politiche, la melassa, l'incapacità di discernimento, di analisi, di proposta, l'indugiare sui luoghi comuni, sulla banalità dei luoghi comuni, al punto che la Presidente della Camera, appena eletta, dice: ci troviamo di fronte ad una Costituzione bellissima, non rendendosi conto che parte dei guai, era forse la maggior parte dei guai della disfunzione, del mancato funzionamento della politica in Italia e delle istituzioni politiche, deriva dal fatto che la Costituzione ormai, quella del 48, è inadeguata, non riesce più a leggere, a interpretare la realtà di 70 anni dopo. Questo è il problema. Quindi voglio dire, per tornare alla domanda, è questa palude, è questa incapacità di guardare oltre il male del paese, e sbagliano coloro i quali oggi, per giustificare una loro presenza ed un loro ruolo, additano Grillo come la causa di tutti i mali. Grillo, l'ha detto prima Ivo, con accenti diversi, io ribadisco il concetto con accenti diversi. Io dico che Grillo oggi è portatore, malgrado lui, malgrado il suo movimento, è portatore di un'istanza morale e di un'istanza politica inespressa e di un'istanza politica che non viene appagata, che non trova soluzione, che non trova riscontro, che non trova spiegazione ed accoglimento. Cioè, di questo dobbiamo parlare, di questo oggi dobbiamo parlare. Certo, oggi, insomma, questa melassa sta producendo un governo che ne è il riflesso in qualche modo. Si dirà: ma c'erano altre soluzioni, altre possibilità? Non lo so. Probabilmente questo, la politica è anche l'arte del possibile, probabilmente questa era una, come dire, una carta da giocare, probabilmente questa soluzione del governo Letta era comunque un passaggio da esperire, ma non credo, voglio dire, che poi alla fine da questo, ecco, da questo uscirà la soluzione. Quindi lei è perplesso sul... Io sono molto perplesso, certo, io dico vedremo insomma come va a finire, ma voglio dire, un governo delle larghe intese ha bisogno di interlocutori. Io ne vedo uno a destra, non ne vedo un altro a sinistra, e allora che larghe intese vogliamo fare? È il capo del governo. Ma il capo, capo del governo in un partito frazionato, come il PD, in un partito che va a congresso, dove fatalmente, insomma, vi saranno tutta una serie di scontri polemici, ma è evidente questo. Mi consente, Presidente, un paragone che mi è caro, un riferimento storico che mi è caro. Nel 76, quando fu eletto Craxi e divenne leader del PSI, quel partito era molto più frazionato. Altra storia. E lui seppe prenderla in mano e rilanciarlo. Altra storia.
Stiamo parlando di un'altra fase della storia italiana, in cui i partiti erano portatori di ideologie, di istanze morali, altra storia, assolutamente non raffrontabile, paragonabile con quella di oggi. Io ripeto, dico vediamo come va a finire questo esperimento del tosco abruzzese, come l'ho chiamato io, di Enrico Letta. Mi affascina, mi intriga, sono molto scettico perché evidentemente, come dicevo prima, non ci sono intorno al tavolo gli attori principali. Ne vedo uno forte sul centrodestra, che è Berlusconi, dall'altra parte ne vedo tanti, quindi nessuno, incapaci tutti. Vabbè, di mandare è un messaggio univoco. Insomma, è chiara la sua perplessità, e si capisce da dove viene. Voglio concludere, insomma. Se dovesse andare a monte questo tentativo, beh, la classe politica non perda tempo, si torni subito alle elezioni, altrimenti il paese va incontro al disastro. Ivo Menna lo vedevo annuire mentre parlava Daniele. Non annuire, in fondo, diciamo così, il PD è stato sconfitto sulla questione morale. Ponete questo è il quesito che il PD si dovrebbe porre. È stato sconfitto sulla questione morale. Riflettevo, quando ho parlato di Grillo, come lui ha intercettato i voti del disagio, della protesta, della grande protesta nei confronti dei finanziamenti pubblici, degli scandali, delle corruzioni. Lui ha interpretato questo. Non è che c'ha un programma definito, Grillo, non è che si è presentato al popolo italiano dicendo io questo è il mio programma, questi sono i miei 8 punti, 10 punti, 12 punti, no, Grillo. E tra le altre cose devo dire anche questo, perché ha ragione della storia, Grillo da 10, 12, 13, 14 anni fa politica, non è vero che Grillo, Peppino, è intervenuto adesso, Grillo da 14, 15 anni fa politica, io ricordo perfettamente quando Grillo concludeva le sue esibizioni, le concludeva rompendo la televisione. Già questo era un segnale che bisognava che gli ex comunisti dovessero comprendere, perché la televisione in Italia ha rappresentato uno strumento di cultura e di conoscenza, ma che ha fortemente caratterizzato la manipolazione anche delle teste delle persone. Qui io mi ricordo, ho fatto sempre comizi, Peppino lo sa, non ho mai detto Berlusconi è responsabile dei guai dell'Italia. No, Berlusconi è un soggetto che è intervenuto negli anni 80 e aveva capito che la televisione era uno strumento per arricchirsi facilmente. L'ha fatto, lui è stato un imprenditore capace rispetto ad altri. Aveva capito in quel momento che bisognava fare questa operazione, è stato molto più preveggente degli altri e l'ha fatto. Poi si è messo in politica e vabbè, e i risultati sono questi. Poi. Ma voglio dire, volevo ricollegarmi al discorso. La PD ha perso sulla questione morale, parliamoci chiaro. Perché nel momento in cui, io ricordo una trasmissione in cui ho accennato a questa questione morale di Berlinguer, che già dall'81... Berlinguer criticava aspramente il suo partito, i partiti del centro-sinistra, i socialisti, i democristiani, perché avevano lottizzato tutto, avevano messo i politici da tutte le parti, e quindi questa è stata la degenerazione e si doveva approdare a questo risultato. Ora mi dispiace che Cilli non ci sia, perché gli avrei detto una cosa molto semplice: caro Cilli, caro amico mio, ma tu dimentichi un fatto, che qui siamo 45-46 milioni di elettori e vanno a votare 20 milioni di elettori, di persone, cioè qui c'è un 32-33% di persone, di cittadini che non si sono recati alle urne, e quelli che si sono recati hanno annullato il voto, e il 25% di questo elettorato è rappresentato da Grillo, quindi oltre la metà del popolo elettore è contro questa politica. Questo doveva far riflettere, ma non solo, farlo riflettere anche prima e dopo. La legge elettorale, parla lui di legge elettorale, scusa, il PD parla di legge elettorale, ha avuto molti momenti per abrogare il Porcellum, l'ha avuto i momenti, perché nel momento in cui Prodi ha governato, quell'anno e mezzo, ma è semplicissimo abrogare una legge in Parlamento, io non sono parlamentare, ma credo che, voglio dire, il Presidente del Consiglio, allora si abroga l'articolo 1, si abroga l'articolo 2, c'è la maggioranza, abroga la legge elettorale, Porcellum. Ci hanno fatto tutta sta storia perché
faceva parte del gioco di quelle oligarchie, perché di oligarchie si tratta. Legge elettorale, finanziamento pubblico ai partiti. C'è stato proprio Grillo, ha presentato un progetto di legge contro il finanziamento pubblico con 350.000 firme, non l'hanno nemmeno ricevuto. Io non sono un grillino, non sono assolutamente un grillino, ma non l'hanno ricevuto, non l'ha ricevuto neanche il Presidente della Repubblica perché si facesse un referendum su questa cosa qua. Ultima questione, ma la crisi. Come si risponde alla crisi? Io intanto sono d'accordo con Peppino Tagliente che questo governo non durerà molto, durerà pochissimo, una breve stagione. E sono anche auspico che si torni presto al voto, perché si deve distinguere il vino dall'aceto. Adesso va distinto. Con che legge elettorale? Faranno una nuova legge elettorale questi? Secondo me non la faranno. Terza questione. Marini, ha parlato di Marini. Ma Marini è stato il rappresentante. Io non capisco questa storia di Bersani, che è un progressista, quando presenta Marini sapendo che all'interno del suo partito, in maniera dichiarata, in maniera manifesta, c'era stato un dissenso dei giovani turchi, di tutti quegli altri che non lo volevano. Anche quando ha presentato Prodi, il dissenso non c'era stato, non gli è passato. Terza questione, ma proprio perché lui è abruzzese come me, Cilli, ma mi rivolgo, diciamo così, ai cattolici, ai democristiani che stanno in questo PD, ma Marini, scusate un attimo, ma la conosciamo la storia di Marini? E Marini è stato il responsabile in Abruzzo della catastrofe del centro-sinistra. Tutti i sindaci che Marini ha portato e ha fatto eleggere hanno avuto guai giudiziari. Ne non voglio neanche considerare l'operazione, la stagione drammatica, a dir poco drammatica, della stagione politica di Del Turco, che ancora non se ne esce fuori. Cioè, di che cosa vogliamo parlare? Marini sarebbe stato il Presidente del Consiglio, ma il Presidente della Repubblica. L'errore è diabolico nel momento in cui Bersani, dopo la riunione dei quadri dirigenti, che ancora inneggia Marini dicendo: guardate, io non mi ero sbagliato a candidare Marini Presidente della Repubblica. Non c'è stata un'autocritica del Partito Democratico in Abruzzo su queste questioni gravissime. Il PDL è diventato partito di maggioranza grazie ai guai giudiziari di Del Turco e della compagine del centro-sinistra. Non faccio i nomi dei socialisti che erano passati al PD per amore di patria. Ma come si può uscire, secondo me, da questa crisi? Che non è una crisi, ragazzi, non è una crisi passeggera, Peppino, questa è una crisi di sistema, questa è una crisi di struttura. Allora, come si c'è un progetto? Io non vedo progetti, vedo punti, dico: ma il punto 1, punto 2, punto 3. Un progetto di riconversione, per esempio, no? Industriale, un grande progetto di riconversione industriale. Prima sentivo questo amico, prima del nostro dibattito, il nostro amico Taglioli, no? Ma scusa, si sono mai posti anche questi ambientalisti vastesi? Non la delocalizzazione, perché ormai quelle industrie inquinanti ci sono a Punta Penna, non è che tu gli vai a dire a un industriale: adesso tu la delocalizzi, quello nessuno delocalizza nulla. Chiedo scusa, l'abbiamo registrata prima l'intervista a Taglioli, ma andrà dopo di noi nel TG che seguirà. Ma dico, un processo, diciamo, un processo di riconversione industriale, considerato che da 30 anni tutti sappiamo che l'Italia ha subito un processo di degrado e di deindustrializzazione. Noi eravamo i primi in aeronautica, eravamo i primi nella chimica, eravamo i primi in tutta la metallurgia. Noi siamo diventati la Cenerentola, non d'Europa, del mondo. Eravamo la settima potenza, tu citavi Craxi prima, eravamo la settima potenza. Noi non credo che siamo ancora potenza industriale, noi no. Allora, che cosa ci vuole? Qual è la prima risposta che bisognerebbe dare? La politica, di fronte al disastro economico in cui siamo immersi, che siamo dentro un cratere. Una prima risposta cosa potrebbe essere? Per esempio, io dico una cosa: i comuni hanno subito il patto di stabilità, no? Il patto di stabilità, per cui non posso spendere i soldi. La prima cosa che dovrebbero fare a livello centrale è una iniezione forte di soldi, di risorse economiche ai comuni, per dare fiato alla manutenzione, a un processo anche, per esempio, di nuova riconversione
non solo industriale, ma anche dal punto di vista ambientale. Anche dal punto di vista ambientale, perché si è capito ormai che il processo di deindustrializzazione continuerà e ci penalizzerà sempre di più. Quindi io dico che siamo di fronte ad una classe politica. Prima io ho seguito con molta attenzione Peppino Taglietti e lui non ha voluto usare la parola, ma siamo di fronte ad una classe dirigente che è fallita completamente, ha fatto fallimento. E quindi io propongo anche, per esempio, un aiuto al Partito Democratico, se gli si può dare, che facesse un congresso, un'assemblea costituente in cui si mettano veramente in discussione e si ricomincia a studiare seriamente. Sindaco De Guglielmo. Sì. Vabbè, è inutile che le faccia la domanda, tanto gli argomenti sono così tanti. Io semplicemente riparto dall'ultimo argomento che l'amico Ivo ha toccato, i comuni, perché amministro poi un comune da 9 anni, comune sotto i 1000 abitanti, e in maniera assolutamente trasversale il dato di fatto è che negli ultimi 9 anni i trasferimenti nel mio piccolo ente sono dimezzati. Allora io porto anche così a riflettere su questo argomento tutti insieme. Io non credo che si siano dimezzate le spese di un ente come la Regione o di un ente come lo Stato, però anche uno Stato, voglio dire, che deve essere garantista e deve essere tutore anche di una sorta di, così, di collegamento tra le varie sue parti che lo costituiscono, quindi tra gli enti locali, debba non fare la cosa più semplice, che è sempre quella di tagliare la periferia e salvare in autotutela se stesso. Perché io credo che quello che oggi davvero è mancato, del vero fallimento della politica, sia stato fare leggi che prevedessero da subito il dimezzamento dei numeri dei parlamentari, della riduzione delle spese dei parlamentari, oppure di porre, come oggi si sta forse finalmente dicendo, e io in tempi non sospetti, da umile sindaco di campagna, qualche anno fa dicevo: ma scusatemi, il bicameralismo in Italia a che cosa serve se ho delle regioni che hanno potere di legiferare e potrebbero essere rappresentare un senato su base regionale? Dopo che si sono riuniti 10 saggi, hanno tirato fuori l'idea di togliere un bicameralismo, lasciare la Camera così com'è e il Senato porlo su base regionale. Beh, io credo che questi dovessero essere dei provvedimenti che qualcuno doveva tirar fuori molto tempo prima. Perché dico questo? Perché credo che gli effetti veri anche sulla manutenzione del territorio italiano e del tessuto sociale italiano degli ultimi 15-20 anni di mala politica in Italia li vedremo tra 10 anni. E non parlo solo dello stato, ad esempio, delle strade, che sono assolutamente, voglio dire, oggi da terzo mondo, e considerando che non si stanno facendo degli investimenti di manutenzione su quelle strade già ora che ce n'è bisogno, immagino come quelle strade possano diventare tra 10 anni. Però sono anche uno di quelli che dice che sono contro un taglio delle province. Perché? Perché io quello che chiedo a chi propone questo, mi sembra che tutto sommato sia nei programmi del PD e del PDL, è che io vorrei sapere non tanto e non solo che vogliono tagliare le province, ma a chi vanno le competenze che oggi sono in capo alle province, che sono alcune davvero fondamentali, soprattutto per chi è chiamato a vivere nelle zone interne come me, e soprattutto, qualora non ci siano più le province, a chi vengono trasferiti e se vengono trasferite le risorse per fare la manutenzione e la programmazione di poche opere importanti e strategiche, ma pur dobbiamo fare qualche opera importante e strategica. E allora perché dico questo? Perché oggi ancora di più mi sembra di vedere bene, a meno che, voglio dire, non sia diventato del tutto io miope, che in realtà quel rinnovamento che attraverso delle primarie che Fratelli d'Italia ha invidiato al PD e sono state probabilmente il motivo principale per cui è nato Fratelli d'Italia, la mancanza delle primarie all'interno del PDL, che però poi nel PD sono diventate poco più di una farsa, perché insomma, se poi i risultati sono di aver rieletto determinate persone, io credo che insomma non si possa nascondere all'elettorato medio italiano che, voglio dire, i candidati che andavano blindati sono stati assolutamente candidati in collegi blindati, e quindi, voglio dire, questo è emblematico. Beh, oggi quel rinnovamento non c'è stato e ci sono persone
che oggi sono di nuovo in Parlamento, o meglio continuano a rimanere in Parlamento, che sono da tanto tempo in quelle aule, che hanno dimenticato che cos'è la realtà oggi in Italia e quali sono i problemi reali della gente oggi in Italia. E allora io credo che questo sia un ulteriore motivo per cui Fratelli d'Italia oggi abbia deciso, secondo me giustamente, di stare all'opposizione, di farlo in maniera però costruttiva e non soltanto, voglio dire, contro tutto e contro tutti, come è l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle, ma di farlo con un atteggiamento assolutamente critico e ponendo al centro non tanto il bisogno, ad esempio, di reclamare anche per Fratelli d'Italia, semmai ce ne fosse stato spazio, una poltroncina in quel governo, perché non è quello che importa oggi a Fratelli d'Italia. Quanto più... Però prenderete qualche presidenza di quelle commissioni parlamentari che sono riservate all'opposizione. Tre sono importanti, quella della RAI, quella dei servizi segreti e la, quella per l'autorizzazione a procedere. Siete tre forze. Guardi, quindi... sì, probabilmente sarà anche così, lo faremo nell'assoluto rispetto del ruolo e cercando di tutelare l'interesse che è chiamato a tutelare chi è presidente di una commissione di garanzia. Allora, grazie. No, manca poco meno di un quarto d'ora. Vorrei usare questo tempo, se voi me lo consentite, per parlare un attimo di Berlusconi, perché molti lo davano per morto, ma ha dimostrato invece di essere lui che ancora fa le carte. E, insomma, l'ultima volta si era inventato il predellino. Adesso ha praticamente distrutto Fini e Casini che gli si erano messi contro. Non ha perso le elezioni, eppur non avendole vinte, comunque sta determinando ancora quest'ultima fase, la Seconda Repubblica, a conferma che la Seconda Repubblica è Berlusconi, punto. Poi vediamo, se andiamo alla terza sarà Grillo o qualche altro soggetto, e poi c'è questa sintonia per cui, insomma, alla fine l'elettorato non lo abbandona. Mi viene in mente, dopo le considerazioni che faceva il sindaco, mi viene in mente questo, che lui diceva: abbiamo rimproverato a Berlusconi che non ha fatto, o abbiamo invidiato le primarie al PD, ma allo stato dei fatti Berlusconi ha avuto ragione a non farlo, nonostante io non sono né berlusconiano, e uno dei motivi per cui diciamo non mi piace il PDL è proprio perché non è un partito democratico. Però poi di contro il Partito Democratico, forse democratico lo è troppo, e quindi per niente, insomma, ecco, tagliente. La domanda qual è? Se la domanda non c'è, generalmente parliamo di Berlusconi, vabbè, Berlusconi, diciamo. Ma Berlusconi, cosa vuoi che ti dica? Berlusconi è un leader. Nel bene e nel male, è uno tagliato con l'accetta dal carattere forte, che si impone in un contesto di zombie, si impone in un contesto di assoluta mancanza di altri leader da questo punto di vista, non v'è dubbio, è il mago delle, è geniale delle campagne elettorali, è uno che possiede l'arte della comunicazione, che invece difetta ad altri. Berlusconi è questo, è il leader del centrodestra, è il collante del centrodestra, è il limite stesso del centrodestra, perché, voglio dire, fatico ad immaginare cosa sarà il PDL senza Berlusconi. Questo è, quindi, voglio dire, nel bene o nel male è il grande leader del centrodestra e il leader di un partito berlusconiano. Ecco, io già comincerei a dire non il centrodestra, è il leader di un partito berlusconiano, che ancora una volta è tornato in auge, ed è tornato in auge e dalle carte, come diceva prima anche l'amico Cilli, in un contesto di assoluta mancanza di coattori, di coprotagonisti. Questo è quello che mi viene, da dire parlando di Berlusconi. V'è da dire, v'è da aggiungere a margine che riesce a imporsi nuovamente, riesce a dare un ulteriore, come dire, abbrivio ad una Seconda Repubblica che ormai è morta o sta per morire, diciamo, che in agonia, in un contesto che vede anche
ristretto l'ambito di movimento, perché è vero quello che si diceva prima, che si impone su un contesto del 50%, perché un altro 50% comunque o no, ha rifiutato di votare o ha votato per una forza antisistema che è quella di Grillo. Per cui voglio dire, si impone, ma ha perso 8 milioni e mezzo di voti. Ma la forza è proprio sto dicendo, tanto per inquadrare l'importanza e la rilevanza del personaggio in uno scenario però che è cambiato e sta cambiando, e questo dovrebbe far riflettere il centrodestra e anche il centrosinistra, ma visto che io sono un uomo di centrodestra, dico faccia riflettere tutto questo il centrodestra. Non sembri al centrodestra di aver trionfato, perché trionfato non appaia al centrodestra come sia immortale questo personaggio, perché? E che comunque possiamo fare a meno di tutto, perché comunque è un uomo che è avviato al tramonto, perché comunque è cambiata una realtà economica, sociale, politica con cui le forze politiche oggi devono fare i conti e che devono affrontare con criteri di analisi che non possono essere quelli del 93, del 94, ma neanche quelli di 2 anni fa, di 3 anni fa. Cioè è cambiato un contesto, e voglio dire, la prova per chiudere, io ribadisco sempre questo concetto, se no non ci capiamo, o le forze politiche tutte riacquisiscono non l'habitus del partito, ma l'essenza del partito che era portatore di istanze culturali e morali, o se no la partita è chiusa. Non andremo lontano. Ivo Menna, sempre su Berlusconi, se è possibile. Ma guarda, Berlusconi ha saputo interpretare, io ho detto prima di Berlusconi che è stato ha avuto un grande intuito, una preveggenza quando è diventato imprenditore dell'etere. Io non sto qui adesso ad analizzare come ci è arrivato, che si potrebbe discutere a lungo dei favori che gli sono stati fatti, ma non ne discuto. Discuto di Berlusconi politico, homo politicus. È vero, Berlusconi non ha interlocutori nel panorama politico italiano, non ce li ha, perché sono tutte mezze figure. Lui veramente il dominus assoluto. Ora, le sue fortune sono legate alla televisione, c'è stato un periodo, c'era un processo che lo ha portato alla massima vetta. Lui incarna il leaderismo non di questi tempi, da 30 anni a questa parte. Cioè, i partiti ad un certo punto, come dicevamo io e Peppino Taglianti, i partiti hanno perso la funzione della massa, cioè che cosa il processo delle istanze, dei bisogni che erano collegati sostanzialmente alle fasce popolari, chi in un modo, chi in un altro, allora c'erano le classi sociali, e quindi interpretavano i bisogni della popolazione. Berlusconi interpreta i bisogni delle maggioranze, anche in questo senso è cambiata la dizione tra ceti popolari e maggioranze. Lui ha interpretato bene questo, l'ha saputo interpretare, parla moltissimo, come dicono molti giornalisti, alla pancia del paese, cioè agli umori più profondi, più legati al bisogno impellente del cittadino e anche ad una specie di individualismo in cui si è richiuso in questi anni il cittadino, si è rinchiuso. Quindi lui esercita benissimo questo ruolo. Che sia un dirigente politico, certamente per questi tempi è un dirigente politico, io non credo che sia tale, perché uno che perde 6 milioni e mezzo di voti, perché li ha persi 6 milioni e mezzo di voti, non è che li ha guadagnati, cioè li ha persi, ce ne aveva 15 e ora siamo a 7-8. Bene, quindi ha perso i voti. Ora, il problema serio che si pone, caro Peppino, è ma chi decide le politiche in Italia? Questi politici? Berlusconi, Bersani, Letta? Io credo di no. Le politiche vengono dettate da altri, caro Peppino, vengono dettate a livello internazionale, dai grandi gruppi finanziari, dalle grandi banche, perché non dimentichiamo che la grande crisi, la grande depressione economica che noi stiamo attraversando e in cui siamo immersi,
è il derivato, e mo ci vuole proprio il derivato, dei derivati di tutto ciò che è accaduto in America, negli Stati Uniti d'America, che è il faro illuminante del capitalismo italiano. Però c'è anche una distinzione in America, per esempio, io stavo leggendo in questi giorni un articolo interessantissimo, lo Stato interviene nelle vicende dei capitalisti privati, però detiene il controllo. Per esempio erano fallite le Chrysler, come si chiama? Chrysler, quella ditta, no? La ditta di macchine Chrysler con un'altra ditta. Sono fallite, lo Stato è intervenuto, ma non a pioggia, lo Stato è intervenuto, Obama è intervenuto dicendo fermati, nel controllo ci sto io. Beh, allora lo Stato americano verso... e lo Stato no, americano. Non solo, no, attenzione, una potenza è un elemento di riforma serio, perché lo Stato interviene dicendo io ti do i soldi, non come ha fatto con la Fiat, ti do i soldi e tu poi te ne vai all'estero ad investire in Polonia oppure te ne vai, non so, in Jugoslavia oppure te ne vai in Croazia. No, io ti do i soldi, ma sto nel controllo della gestione e anche della direzione dei futuri investimenti che vanno verso la riconversione addirittura ecologica dei mezzi, delle macchine, di tutte queste robe qua. Ora, noi stiamo parlando di Berlusconi, ma io credo che anche lui ci avrà un grande problema a gestire questa fase, perché questa fase sarà caratterizzata da una grande protesta sociale, perché le condizioni economiche di tutti i ceti italiani sono al limite. Non è un caso che quotidianamente noi assistiamo al suicidio delle imprese. Anche qui, Andrea, caro Peppino, anche qui noi dovremmo aprire anche un discorso analiticamente molto serio su quello che cosa ha rappresentato il capitalismo italiano in questi 30 anni e di quanti profitti sono stati fatti sul lavoro e di dove sono andati a fine questi soldi. Sulle privatizzazioni. Aprirei una discussione. Sì, sulle privatizzazioni della Seconda Repubblica, certo, sono una costante della politica dei governi. Che le privatizzazioni sono partite con governi di centro-sinistra e continuate poi. E io ho risentito giorni fa una intervista dell'anno scorso a Enrico Letta con cui ipotizzava, guarda caso, la privatizzazione di Finmeccanica. E allora i conti mi cominciano a tornare tutti. Sono d'accordo con te. Se volete apriamo un ragionamento sul 92, perché il 92? No, mi ricordo che Peppino Tagliente era sindaco di La Pilkington venduta a 200 miliardi di lire. A proposito di questa storia di privatizzazione, mi ricordo che Peppino Tagliente era sindaco di Vasto, io stavo in consiglio, non ero consigliere ma stavo fuori, come al solito, non mi votano e fanno pure bene a non votarmi questi, i cittadini vastissimi, ma era Peppino Tagliente, era sindaco, mi sembra che l'opposizione c'era, allora il PDS, mi sembra che era, o PDS o ODS, c'era un avvocato, non faccio il nome, dei DS, il quale inneggiava le privatizzazioni che Prodi, dove c'è il governo Prodi, faceva Prodi, e io dall'esterno ho cominciato a invesit, ma come cazzo, com'è possibile? Ma com'è possibile che un ex comunista si mette ad osannare le privatizzazioni? Questo per dirti, diciamo, che ambedue gli schieramenti poi misteri hanno favorito... della Seconda Repubblica. Siamo proprio in chiusura, stiamo sfiorando. Prego. Un flash su Berlusconi. Sì. Sicuramente è stato l'uomo che ha cambiato il modo di fare politica in Italia. Lo ha fatto, credo, anche portando all'interno della politica un suo saper fare che gli derivava sicuramente dalla sua bravura da imprenditore. Però credo che allo stesso momento sia diventato poi il limite stesso della politica, perché poi Berlusconi è stato anche l'artefice dell'aver portato in Parlamento delle persone del tutto rispettabili, ma che sicuramente poco o nulla avevano, insomma, di esperienza politica. E quindi poi ci si è di fatto ritrovati un Parlamento poco qualificato, nel quale le decisioni venivano prese da pochi e gli altri tutto sommato si limitavano ad alzare la mano, a passare nell'urna e votare come gli veniva detto. Ma perché dico che questo è un limite? Perché non può essere giustificato un governo, un Parlamento e comunque un sistema elettorale che prevede 1000 rappresentanti tra Parlamento e Senato, e poi in realtà limitarsi anche alle idee di pochi, di 30 o 40 o 50 persone, quando invece probabilmente questa ampia rappresentanza poteva e doveva essere occasione di pluralità di vedute e di apporti. E quindi in questo sicuramente Berlusconi, insomma, è stato anche poi l'artefice del limite.
le elezioni ultime lo hanno di nuovo visto, io non dico vincere, ma quantomeno non perdere e non permettere ad altri di vincere. Un'altra, voglio dire, un'altra sua ultima invenzione, perché è stato davvero in questo sicuramente un uomo solo al comando nel PDL, bravo a recuperare a una sinistra che aveva già in tasca la vittoria e che poi ha rischiato di perdere anche alla Camera se non fosse per proprio pochissimi voti, e lui invece è stato davvero una presenza forte nelle TV, dove a Fratelli d'Italia viene dato poco spazio o nulla, e quando si passa probabilmente l'idea poi viene copiata e viene poi veicolata prima da altri, e quindi in questo sicuramente anche Berlusconi è stato bravo a portare la politica su delle posizioni a lui più favorevoli, che è quella appunto di una politica che si basa sulla possibilità di avere spazio e diffusione sui media. Oggi per le generazioni nuove come la mia, che si parlava prima del 76, del 77, io sono nato a dicembre del 75, quindi ero poco più che un neonato a quell'epoca, per la mia generazione probabilmente assumerà sempre più importanza un modo diverso ancora di fare comunicazione, che non è solo quello dell'emittente televisiva classica, per cui credo che anche da questo punto di vista, ma sicuramente Berlusconi avrà, che ne sa una più del diavolo, avrà anche la capacità di rinnovarsi sino a che avrà la forza di farlo, io credo che anche questo suo modo di fare politica sia tutto sommato abbastanza oggi, se non superato, ma quantomeno in fase di superamento. Perfetto, grazie Paolo Di Guglielmo, sindaco di Civitella ed esponente di Fratelli d'Italia, grazie Ivo Menna, che oggi ha rappresentato la sinistra alternativa in questo dibattito, ringraziamo anche se è andato via Luciano Cilli, e Peppino Tagliente, diciamo esponente sui generis, alquanto sui generis del Popolo delle Libertà. Diamo quindi la linea al